Siamo Anonymous. Noi siamo le Noi non dimentichiamo. Noi non perdoniamo. Aspettateci. Cittadini del mondo, bentrovati. Mancano tre giorni a operazione media Blackout. La riuscita di questa operazione è dipesa solo ed esclusivamente da tutti voi, noi. Non ci saranno atti di hacking verso i media, semplicemente perché l'ideologia Anonymous crede soprattutto nel libero pensiero. Libera espressione e libera parola. Andare contro queste ideologie, sarebbe come andare contro l'ideologia Anonymous. Operazione Media Blackout: è un'occasione per far sentire in modo forte, la nostra parola. È un'occasione, per dimostrare che ci siamo stufati di tutte le menzogne, le falsità e di induzione ad un sistema di vita che non ci appartiene, che siamo costretti a subire da un sistema di intrattenimento come la TV che paghiamo obbligatoriamente. In modo truffaldino, nascosto nella bolletta della luce. Spengendo la TV, potremo levare molti soldi a questo intrattenimento malato, dai soldi facili e da ideologie devianti. Pensate che pubblicizzare 35 battute sul televideo della RAI ha un costo minimo di 5.000 euro, mentre 30 secondi di pubblicità in prima serata hanno costi di 95.000 euro. Ad esempio, come pagò la redazione per pubblicizzare un programma di Milli Carlucci. Detto questo, fatevi due conti e pensate quanto in realtà possiamo fare la differenza. Operazione Media Blackout riguarda anche i social network. Social network come Facebook che è stata più volte incriminata per violazione della privacy, costretta a pagare una multa di 1 milione di euro in Italia per la violazione della privacy di oltre 200.000 italiani e un'altra multa di 5 miliardi di dollari imposta dalla Federal Trade Association sempre per violazioni delle privacy degli utenti conosciuto ormai come lo scandalo Cambridge Analytica. Fate presente anche che, lo stesso creatore di Facebook, al quale piace tanto violare la privacy delle persone, possiede ora anche Instagram e il sistema di messaggistica online Whatsapp che tutti usate. Siete sicuri di non essere spiati? È ora, dunque, di far sentire il vostro dissenso da tutto questo schifo e violazioni dei nostri diritti, il 25 settembre 2020. Spengendo per 24 ore ogni televisione ed ogni connessione a dispositivi come cellulari, tablet e personal computer. Giornata dedicata a se stessi. 24 ore senza alcuna interferenza elettromagnetica. Leggi un libro, fermati e pensa a tutto ciò che ti fa felice e approfitta per iniziare a seguire i tuoi sogni. Esci dal sistema, esci dal controllo mentale. Sii sì, il cambiamento. La vera rivoluzione parte da dentro di noi. Insieme siamo potenti, insieme faremo la differenza. Uniti come uno, divisi da nessuno. Noi siamo Anonymous. Noi siamo Legione. Noi non perdoniamo. Noi non dimentichiamo. Aspettateci.